Ciao, qui Mirko Casagrande al microfono di I Love Australia con un nuovo podcast. Oggi parliamo di sciare in Australia. L'Australia, al contrario di quanto si creda, non è solamente spiagge, deserti e sole cocente, ma è anche possibile sciare in Australia. Accanto alle mete più famose del surf si stagliano infatti queste cime innevate. Ne è un esempio la regione del Victoria, dove a qualche manciata di chilometri dalle spiagge famose di Melbourne si ergono montagne innevate con tanto di piste da sci per tutti i gusti. La montagna più famosa probabilmente è Mount Buller. Il Monte Buller si trova infatti a circa 3 ore di macchina da Melbourne. Questa zona offre ai turisti attività invernali tra cui ovviamente impianti sciistici, piste da sci di fondo e percorsi da utilizzare con un slittino. Per chi dalla montagna volesse altro, oltre che la neve, è possibile partecipare addirittura anche al Buller Film Festival. Ancora più frequentata e famosa è la zona del Lake Mountain, con i suoi 1780 metri. Questa zona diventerà una delle vostre mete preferite perché è attrezzatissima per gli sport invernali. Si trova a circa 120 km di distanza da Melbourne e presenta sui suoi pendii quasi 40 km di piste di fondo, una scuola di sci ed è possibile noleggiare in loco il famoso toboga. C'è anche la zona chiamata Donna Buong. Per la gioia di chi ama la neve, a solo 80 km di distanza da Melbourne si staglia con i suoi 1250 metri il monte Donna Buong. Nella stagione invernale, che va da luglio a settembre, tra palle di neve, slittini e sci c'è da divertirsi. Invece per i meno appassionati di sport al freddo, questa zona è un must soprattutto in estate. Sarà per l'attrattiva turistica e per la prossimità a Melbourne, ma ogni anno Donna Buong attira moltissimi visitatori, amanti della neve e non. Come ogni montagna che si rispetti, infatti si trova in un parco nazionale traboccante di vegetazione rigogliosa, lo Yarra Ranges National Park. Lì gli attenti osservatori che hanno appeso gli sci al chiodo potranno fare escursioni, passeggiate per la natura selvaggia e incrociare, oltre ai soliti frassini alpini, specie rare e in via di estinzione. Ecco perché questa regione colpisce dritta dritta al cuore. Stupisce e incanta con la sua natura selvaggia e con il surf, ma anche con la neve. E per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!